Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo in cui non ci siamo visti. Alcune cose le ho già utilizzate, quindi potrò anche farvi la recensione. Sono un po' di prodotti di bijou, borse, creme, un po' di tutto, un po' di più. Ovviamente giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi faccio vedere e dei prodotti in cui in questo video ci sarà la recensione. Tra parentesi, come nello scorso video, scriverò recensione, così se avete curiosità di sentire soltanto le recensioni, magari raggiungete il pezzo del video che più vi interessa. Che altro? Più niente, possiamo iniziare. Inizierei dalle borse perché ce l'ho qua, se no me le dimentico. Allora, prima borsa, questa non è un acquisto, è un regalo che aveva mia zia, è un po' vintage, come si usa dire. È una borsa, un attimo che la chiudo così è più carina. Ecco, è una borsa a secchiello, eccola qua, verde con questa fantasia tipo squamusa. È a secchiello, non è tonda, è un pochettino ovale. Ah, vabbè, gli appoggia borsa a terra, non so come si chiamano, in dorato. Il cordino per tirare, tutto in dorato. La particolarità, non so se si riesce a vedere, c'è una tartarughina qua sul manico. La tracolla è abbastanza lunga, è carina dentro, è rossa. Si vede? Sì, non c'è niente dentro. È di Covery You Young. Vabbè. Non ci vedo molto dietro, queste cose lo sapete. Allora, seconda borsa, anche questa un po' vintage, è questa tracolla marrone in pelle con questa lavorazione qui, con la fibbia abbastanza lunga, la tracollina abbastanza lunga che si può regolare, anche l'altra si poteva regolare. Si apre così, dentro è senape. Del charro, questa non l'ho ancora utilizzata. La vedrete bene in un bel pomeriggio di passeggio shopping, vestita in marrone verde. Carina, questa è carina veramente. Ultima borsa che vi devo mostrare è una classica borsona da tutti i giorni. Questa semplice nera, l'unica pecca tra virgolette per me per il giorno, ha le maniche corte, però la riesco a mettere anche così un po' scomoda. Si riempie bene, è bella capiente. C'è anche gli anellini per aggiungere una tavolina. Questa è di Pies, non so come si pronunci. Dentro è nera, solita scomparto con la cerniera, due scomparti per i cellulari. Classica borsa nera per tutti i giorni. Proseguiamo ora con i bijou. Alcuni li ho già utilizzati, per esempio questo braccialetto in color pesca con lavorazione dorata. Questo è carinissimo, quest'estate l'ho messo diverse volte, mi piace molto. Poi un anellino che ho acquistato quando sono stata a Praga quest'estate, è argento con pietre rosa molto chiare e una viola. L'ho acquistato su una bancarella di un panca bestia che non parlava neanche inglese, fortunatamente parlava la figlia. Pensavo che era tipo una persona molto sgorbutica perché stava là a lavorare. Poi alla fine si è rivelata una persona molto gentile, molto accomodante, aveva certe cose stupende. Ho preso questo anellino perché mi è piaciuto subito, aveva quelle coroncine tipo vichinghi, quella l'avrei voluta comprare. Un sacco di cose carine, 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 carine. Poi, braccialetto estivo lavorato a martellate su, lo chiamo io. Questo qua pure mi ha fatto morire quest'estate. L'ho messo anche quest'inverno con il maglione a manica lunga, questo coso che sbrilluccicava tipo Xina. Bellissimo. La mia sorellina dalla Turchia, non riusciva, mi ha regalato
sono piccolissimi, si vedono? Credo di sì. Questi orecchini che hanno un riflesso azzurrato e poi sono bianco trasparenti, sono molto belli, hanno un bellissimo effetto. Aiuto. Ancora braccialettini, due braccialettini in verde e in oro, molto carini. Questi me li ha dati mia zia. Din 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 din. Poi tre braccialettini dorati, di cui uno grosso e due con la lavorazione simile a quella verde. Si possono mettere anche tutti e tre insieme, ma io preferisco, se non sono vestito o qualcosa di verde, preferisco metterli soltanto questi dorati insieme. Poi, aiuto, ancora braccialetti. Ah, potete mostrare prima? Vabbè, mostro dopo. Braccialettonsco con un cuoricione. Questo pure è molto carino, è molto pesante. Se lo suonate in testa a qualcuno si fa male. Ora vi mostro l'altro anello. Questo anello è oro. Il mio zia non lo voleva più e me l'ha dato a me. È oro bianco con... non so come si chiami la pietra gialla che sta all'interno a forma di cuore, è bellissimo, se l'ho già indossato. Poi l'ultimo braccialetto preso, non ci sta scritto, no, c'è solo il prezzo, 6,99 euro, tipico braccialetto estivo pesca, molto carino. Questo non l'ho messo perché zia me l'ha dato, che era già iniziata l'autunno, quindi non ho avuto il tempo di metterlo. Altri orecchini, questo è l'ultimo regalo, fatti a mano in pizzo con tre perline sotto. Questo, ora che arrivano le feste, wow, sono pronta per indossarli, di già. Oddio, non si capisce già più niente qua. Poi, collane. Quella più estiva, che anche questa non ho messo molto bene con il bracciale di prima. Pure molto carina. Poi una che sinceramente non ho capito bene come si metta, forse no, non lo so, non ci ho ancora provato, quando ci proverò magari impazzirò per poterla mettere. Cosa simpaticissima, ha questa specie di spilla nera e leggera fortunatamente. Poi una molto bella e molto etnica, così un po' lunga, aria più o meno sul seno, con in argento, con queste perle, per queste pallottole in viola, con questo chiudi collana, non so come chiamarlo, con le due sparlottole sotto. Un'altra collana, questa è di quelle che si impazzisce se non si arrotolano. Ha tre fili dorati e argentati, una bella maglia nera oppure in estate su un top anche colorato, mi piace. Ultima cosa, qui ci tengo tanto, questo ciondolo a forma di cuore con un buco a forma di cuore, è scritto tutto love, amore, eccetera. Era un pezzo della bomboniera del matrimonio di mio cugino, alla richiesta, si chiama da noi, la sposa, la moglie di mio cugino, fece un bellissimo fiocco con gli strass che vi ho mostrato in un vecchio video. Invece al matrimonio questo era un pezzo della bomboniera. Lei non hanno fatto le bomboniere, ma hanno preparato, visto che lei è figlia di pasticceri, hanno preparato un bel vassoio pieno di dolci invece delle bomboniere, e come qualcosa che rimanesse dopo i dolci, dopo la strafocata dei dolci, ha preferito questo oggettino in argento, molto carino. Ok, ora cose che ho acquistato e ho anche usato, quindi posso anche parlarvene un pochettino. Prima di tutto questo base coat della Revlon, si chiama Quick Dry Base Coat, è una base per unghie all'asciugatura rapida da... cioè ml 14,7 ml, la numerazione è la 955. Sembra lattiginosa, poi quando si va a appoggiare sull'unghia diventa trasparente e funziona, funge da base, si usa come base, è una base. Quindi ci sono le pallottole? No, sì, c'è una sola pallottola. Allora, come base l'ho trovata eccezionale.
si asciuga ovviamente in un attimo perché questa è la sua prerogativa. Mi fa sì lo sto pollo stasera. Si asciuga velocemente, come stavo dicendo, questa è la sua prerogativa. Come base non fa traballare niente, l'ho provata anche con colori belli, nero, rosso, blu. Veramente colori che macchierebbero qualsiasi tipo di unghia se sopra, soprattutto non mettete una base. Questa essendo una base, il suo lavoro lo fa perfettamente. La cosa che mi ha innervosito, due cose che mi hanno innervosito. Una, questa è la seconda confezione che compro perché la prima volta ero seduta su questa poltrona che vedete alle mie spalle e stavo mettendo lo smalto, ovviamente stavo là a shakerarla un pochettino prima di metterla. Mi è sfuggita dalle mani, è caduta a terra, appena trasferita in questa casa, splash, macchiona di smalto, Dio per toglierla. Riflettevo, mi sono caduti tanti smalti, anche da altezze molto più vertiginose, io sono 1,78 in piedi, mi sono caduta a terra e non si sono frantumate. Che cacchio di vetro è? Scusate, me lo dite? Vabbè, seconda cosa che non mi è piaciuta, una volta mi è capitato che non sono riuscita a fare tutti i passaggi, quindi arrivare alla manicure colore finita e sono rimasta soltanto con questo, quindi senza appoggiarmi un colore sopra ed è rimasta per quei 2 giorni che l'ho tenuta perché poi l'ho dovuta togliere, è inguardabile, molto gommosa e poco asciutta. Cioè, come base si asciuga velocemente, se poi invece rimane all'aria, come se si sciogliesse. Non so come spiegarvelo. Strano, l'ho dovuto togliere perché era proprio, si incollavano i pelucchi delle maglie, una cosa terrificante. Poi, sono passata da Wedge Con, che mi serviva l'ombretto nero opaco, perché io ho la sfiga con gli ombretti neri opachi, ne ho comprati, questo è il terzo se non erro, uno lo comprai da Be Up, mi cadde, no, prima da Kiko, mi cadde, tutto frantumato, poi non è che si frantumava nella cialda, no, splash tutto a terra. Secondo della Be Up, stessa fine, ho dovuto comprare un altro, ho comprato questo della Wedge Con, il numero è lo 02, ve lo faccio vedere, senza romperlo, la cialdina è molto simile a Kiko e tutte queste monomarche, anche all'interno, anche come prodotto è molto simile a Kiko, magari se mi ricordo, se non lo segno mi ricordo, vabbè, vi inserisco i due link delle altre due, degli altri due ombretti neri, quello di Kiko e quello di Wedge Con, perché più o meno quello che ho da dire è lo stesso, è un colore molto nero, molto opaco, ovviamente l'ho scelto io opaco, si sfuma e si stende molto facilmente. Per provarlo la prima volta ho fatto uno smokey solo con questo. Ne ho messo ovviamente una quintalata sulle ciglia, diciamo, sull'attaccatura delle ciglia e ho sfumato, sfumato, sfumato fino a ricreare questo smokey graduale dal nero al grigio fumo. Un modo bellissimo, è resistito, si è sfumato in una meraviglia, proprio bellissimo. Non ha pecche, io lo uso per fissare la matita e sfumarla anche al di sotto delle ciglia perché mi lacrimano gli occhi, questo è il colore, ovviamente è nero, mi lacrimano gli occhi e quindi spesso e volentieri mi trovo con la matita colata. Come potete vedere, si riesce a sfumare anche con il dito, semplicemente. È un prodotto che mi è piaciuto, sono 3 grammi. Quando sono andata da YJ Con, la signorina, ovviamente come le signorine di Kiko e tutte le altre signorine, ha detto, se compri un altro prodotto ti facciamo un regalo. Mi serviva perché mi stai finendo uno smalto color carne e ho scelto questo bel marroncino color cappuccino. Questo è il numero 228, non l'ho ancora utilizzato, sono 10 ml come quelle di Kiko, anche la forma li ricorda molto. Anche la scrittina di sono molto simili, forse quelli di Kiko sono più arrotondati sul tappino, però siamo là. Non l'ho ancora utilizzato, appena lo utilizzo ci risentiamo. Il regalino in tutto ciò mi hanno dato una pinzetta per sopracciglia, cosa molto utile perché ero rimasta senza una semplice pinzetta, qua c'è scritto il nome e ha punta diagonale nera. Prende e strappa con molta precisione i peletti, non è di quelle che è lavorata male e quindi il pelo viene,
tirato, non strappato, e quindi è peggio perché non si strappa dalla base, ma si taglia al livello della pelle, e quindi poi dopo il pelo cresce male. Invece questo strappa abbastanza bene. Mi voglio spolverare qua. Poi, altro prodotto. Non si sfuma più, sono rimasta con la macchia, non fa niente. Altro prodotto che ho comprato e utilizzato è questo detergente viso della Garnier. Si chiama Fresh Menta Verde Vitamina E Mousse, gel mousse delicato, pelle libera di respirare, elimina le impurità e il trucco, in più illumina il colorito per tutti i tipi di pelle, dermatologicamente testato. C'è scritto qualcosa di interessante. Niente, sono 200 ml. Il prodotto è un, non so se si riesce a vedere, ma è proprio un gel. Ora lo metto sulla mano. Eccolo qua, è un gel trasparente che a contatto con l'acqua diventa una mousse. Ma se mi strucco la mano, c'è una prova tra virgolette in diretta. Ecco, viene sciolto abbastanza rapidamente. Ah no, si fa anche così la mousse. Ok. Quindi potete vedere che piano piano il prodotto ha sciolto l'ombretto nero, ora mi devo pulire. È rimasto giusto una andecchia, come si osa dire qua, però la mano è pulita. All'inizio non ero sicura che questo prodotto mi piaceva o meno. Ho trovato e anche tuttora, dopo diversi mesi dall'utilizzo, diverso tempo dall'utilizzo, che ogni tanto mi fa comparire dei piccoli brufoletti, di quelli là, non so se biancastri, bruttissimi. Ogni tanto mi fa questo scherzetto, però poi quando vado a pulire la pelle, si sente che è libera, è depurata. Non capisco perché ogni tanto mi fa questo piccolo scherzetto, quindi sono in un mi. Poi, altro prodotto acquistato da recensire, dell'Eucerin, pelle sensibile, clinicamente testato, Hydro Balance, crema gel energizzante occhi, idrata intensamente per 24 ore, riduce le borse e l'occhiale con isomerine, ginseng senza profumo, protezione dermatologica, è specificatamente studiata per la pelle sensibile e affaticata del contorno occhi. L'esclusiva formula ultraleggera contiene isometrine, principio attivo che garantisce un'idratazione intensa, immediata e prolungata nel tempo. Ginseng, noto per migliorare la microcircolazione, licocalcone, conosciuto per le sue proprietà decongestionanti. La speciale combinazione di questi ingredienti attivi favorisce la rapida riduzione di borse e occhiaie. I segni dovuti alla disidratazione e alla stanchezza sono minimizzati per uno sguardo radioso. La pelle e il contorno occhi è piacevolmente rinfrescata ed è protetta a lungo dalla disidratazione. Oftalmologicamente testata rispetto al pH naturale delle lacrime, indicata per chi porta lenti a contatto senza profumo e coloranti né alcol. Allora, il prodotto si presenta in questa confezione da 15 ml come sempre, così, con il beccuccio dosatore, si nota? Sì, ora ve la faccio vedere. Eccola qua, si spalma con facilità, è molto leggera, molto piacevole. La cosa che mi piace molto di questa crema è che si può lavorare bene, al giusto grado di assorbimento io riesco a lavorare bene. Ho notato un effettivo miglioramento, non è che ho notato, ho intuito un effettivo miglioramento delle mie occhiaie. In questo periodo che sto lavorando mi trovo ovviamente a dormire di meno, a essere più stanca, e quindi ovviamente si segnano prima le occhiaie. E diciamo che le tengo abbastanza sotto controllo, per questo mi è piaciuto.
Buona. Altra crema della Col'Real Cosmetic World, crema idratante ultra 24 ore con aloe vera ultra idratante. Prodotto non testato sugli animali, prodotto made in Italy, 50 ml. Si presenta in questa bella confezione un po' démodée, bianca in vetro, cioè trasparente in vetro con il tappeto bianco e il tappino di protezione che non fa mai male. È una crema bianca dalla consistenza gelosa. Si assorbe abbastanza velocemente, mi piace perché anche con questo freddo intenso non ha reso cioè aiutando la mia pelle a rimanere idratata, anche con quel vento bello freddo, che bell'odore che sta in questo periodo, veramente mi è piaciuta, è una degna alleata. Non spreco molte parole perché le cose interessanti sono queste. Idrata a lungo, non ho la pelle secca, è perfetta. Poi della Leo Crema, pelle fresca, idratante multiuso, assorbimento rapido con estratto di riso e vitamina E. Una crema in questo contenitore multiuso è quasi finita. Questa era di mia nonna, l'aveva comprata per errore, mia nonna usa soltanto prodotti creme per idratare le mani. E non le piaceva, allora sono andata a comprare la sua solita crema e questa me la sono fregata, l'ho finita io praticamente. Cosa che non mi piace di questa crema? L'odore non mi piace. Si assorbe veramente in modo ve troppo veloce. Non ho il tempo bene di massaggiare per, non so, quando devo lavorare sui gomiti, sulle ginocchia, sui piedi. Si assorbe troppo rapidamente, non mi è piaciuta, no. L'odore è carino, però potevano farli meglio, ecco. Poi della Maybelline, il ciglia finte Volume Express Mascara. È quello con lo scovolino strepo, pazzo. Allora, questo è lo scovolino, tutto dentato con questa forma un po' curva. Allora, io di solito cerco di farlo passare in modo da avere questa parte che tocca bene l'attaccatura delle ciglia e piano piano girare e tirare verso su. Lo scovolino è abbastanza grande, guarda, a confronto della mano, quindi si riesce a lavorare bene sulla parte centrale delle ciglia e poi spostandosi a destra e a sinistra si lavora bene anche i laterali. Tutto questo volume io non l'ho visto, sinceramente. Lo trovo un prodotto che si secca troppo rapidamente sulle ciglia e rilascia le ciglia con il rischio che fanno tin, quindi non mi ha fatto impazzire. Ora ovviamente ce l'ho e lo uso. Da ora sono prodotti che ho acquistato ancora più di recente, che non ho avuto ancora modo di provare. Prima di tutto, questo me l'ha regalato oggi mia zia, della linea della Idea Bellezza Cosmetics, un bagno in doccia alla rosa, l'estratto di aloe vera e ginseng. È uno di quei prodotti da viaggio, sono 100 ml, lo metto da parte e lo uso quando vado in palestra, comodo. Una super matita per labbra della Rebecca Makeup, matita occhi e labbra, no, si può usare pure sugli occhi, buono, un color rossiccio come si può capire da qua, più che altro è un marroncino che dà sul rossiccio, non è proprio rosso. Non dovrebbe essere testato sugli animali, mi pare di aver letto da qualche parte, ma ora non lo trovo più. Eccolo qua, non testato sugli animali per uso esterno, vabbè, tenere lontano da portare ai bambini. La cosa che me l'ha fatta scegliere è che è bella lunga. Dove sta? Il colore è il numero 148, non riesco a trovare i grandi. No, non lo trovo. Comunque, a differenza, non lo so, di una pinna, dove è una pinna? Ecco, questa è una penna anche col tappo sotto, è abbastanza lunga, quindi durerà un bel po'. Poi ho partecipato a una cosa all'università con tipo quelle cose per far conoscere le aziende, gli studenti per poterli mettere a lavorare. Comunque, dopo che ho consegnato il curriculum, mi hanno dato una pochette da viaggio. Ci sono due contenitori
con il tappino, quello là che fa tic-clac, un vaporizzatore e due contenitori grandi. La pochette può essere sempre utile. Io questi cosi per viaggiare non mi piacciono molto, preferisco usarli in casa e in palestra. Non mi piacciono per viaggiare perché li trovo troppo grandi. Il mio massimo della vacanza è una settimana, qua 5 giorni. È troppo, è esagerato. Cioè uno shampoo, non faccio, me lo bevo, no. Una crema che faccio, me la mangio, no. Quindi lo trovo esagerato. Lo spruzzino può sempre servire. Anche due contenitori li trovo eccessivamente grandi. Ne avevo già di questa dimensione, li ho usati tipo quest'estate come contenitore per miscelare il fondotinta e la crema per farmi la crema colorata. Solo questo. La pochette di una misura esatta più o meno per poter viaggiare in aereo, quindi va bene. Poi sono passata da OVS, mi pare la scorsa settimana, e ho trovato, come si chiamano le, oddio, ah, sono sulla punta della lingua, come li chiamate? Le solette, quelle in gel per le scarpe della Essence, che io credo che siano i migliori. Ho paura questa cosa che le hanno messe in offerta perché probabilmente le verranno al mercato. Le ho pagate 3,99 euro l'uno. La prima volta che le comprai, cioè l'ultima volta che le ho comprate, le ho pagate, se non sbaglio, intorno alle 4,90 euro, cioè 1 euro in meno. Sempre bene. Sono tre ma nel conservo, quest'estate me ne serve uno per quest'inverno, un bel paio di scarpe, però sono troppo dure all'interno, le altre quest'estate faccio furore. Poi ho fatto un piccolo ordine a mia cognata che ha la rappresentanza della Yves Rocher, cioè avevo chiesto che volevo comprarmi, vabbè, un gloss, lei ce l'aveva, me l'ha dato, era di una collezione vecchia, un color rosso. Si chiama 32 Terre Brûlée, è la collezione credo dell'anno scorso natalizia perché non c'è in catalogo, sempre comodo. Poi me l'ha regalato, è troppo carina, grazie Clelia. Io invece le ho ordinato questo smalto rosso, sto bel colore natalizio, mi sta finendo il mio, quindi ne avevo bisogno di uno. Questo qua si chiama, è il numero 31, oddio, Rouge Granadine, non so come si pronunci, da 5,5 ml, era in offerta, non mi ricordo quanto l'ho pagato, sotto le 5 euro, 4 euro qualcosa, 4,90 euro, non mi ricordo bene. Come campioncini ha riempito la busta, iniziamo da quelli più succulenti, sì, piccolo smaltino fucsia, si chiama proprio così. 13 fucsia, sono quella da 3 ml, è troppo carino, penso che è bellissimo, bellissima quella. Poi un gel doccia schiuma con i glitterini, questo, alla vaniglia collection, nel senso che c'è il glitter dentro, 50 ml, non l'ho rotto. Lo userò sempre in palestra. Un altro gel doccia. Ma che cosa? No, bagno doccia. All'avena, credo, di agricoltura biologica, sempre 50 ml. Poi una pastiglia per fare il pedicure alla lavanda, comodo, utile, e una valanga di campioncini, questi piccolini. Allora, vediamo un pochino che ci sta. Un contorno occhi, e là, ti ho fatto provare qualcosa. Due anticellulite, di questo ho già una confezione che mi aveva dato. Mi sa che ora posso provarle con tre confezioni, si può fare. Poi un detergente, due confezioni, o tre confezioni, tre confezioni di detergente viso. Poi, ah no, un'altra di, come si chiama, anticellulite. Fondotinta, fondotinta, e faccio cadere tutto in un colore
rosato, non credo che mi stia bene, io sono un sottotono caldo, però si può provare. Una crema idratante, questa qua già l'ho provata e qua vi metto il link se mi ricordo alla recensione. Questo cos'è? Senza profumi, senza parabeni, ma dimmi cosa sei. Un trattamento idratante, un'altra crema idratante e un profumo Evidence della Yves Rocher. Sono il, come si chiama? Il foglietto imbevuto di profumo. Proveremo a sentire l'odore. Io non acquisto profumi perché sono allergica, quindi sempre gradito i campioncini. Però non lo proverò probabilmente a sentire l'odore, lo lascio in camera così per deodorare l'ambiente. Non posso permettermi di venire a contatto con sostanze profumose, sono un soggetto allergico. Ok, dopo questa carrellata e questo ciuffo che mi sta facendo impazzire, mi lascio il colore. Mi ero andata a fare le mesh quasi 2 mesi fa e ovviamente tagliare i capelli. Il parrucchiere mi ha fatto un casino immane. Sono corsa ai ripari dopo 1 mese e mezzo da un'amica parrucchiera, l'adoro, non vi farò più toccare i capelli se non da lei. Diciamo che mi ha sistemato un pochino. Ovviamente non poteva cancellare lo schifo che mi aveva fatto il parrucchiere precedente, però almeno ho provato a risistemare la situazione. Mi ha tirato pure questa specie di francetta lunga che va ovviamente aperta. E visto che ieri l'ho sistemata, oggi sto uscendo pazza perché mi cade sempre negli occhi. Comunque, dopo questa carrellata infinita e un bel blatericcio, io vi mando un grosso bacio. Vi ricordo che nel prossimo video ci sarà la carrellata delle recensioni e ci tocca, solo recensioni. Mi sentirete blaterare per un pochettino. Ora vi mando un grosso bacio, mi vado a cambiare, a struccare. Mi vado a letto, che sono un pochino stanca. Un bacione forte, 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 forte. In gamba. Ciao ragazze, ciao ragazzi.